E benvenuti nella mia cucina. Io sono Renata Briano, sono una blogger genovese di Giallo Zafferano che ringrazio per questa bellissima opportunità. Ho già preparato insieme a voi alcune ricette in diretta prima di Natale, quindi sono un po' di mesi che non sono qui con voi e sono di nuovo emozionatissima. Fra l'altro sto facendo la diretta sia su Facebook che anche sul mio canale Instagram, per cui saluto anche gli amici, di Instagram. Questa mattina prepareremo insieme una ricetta genovese che anticipa un po' i tempi perché sono le verdure ripiene alla genovese. Questa è la ricetta di casa mia. So che ci sono tante varianti e magari ne parliamo poi mentre lavoreremo insieme. Una ricetta tipica genovese, tipica della cucina povera, quando non si sprecava nulla dell'orto e dei prodotti della terra e della campagna. E quindi sì, diciamo che è veramente una ricetta tipica anche della nostra mentalità ligure, che sapete molto parsimoniosa. Iniziamo subito. Intanto volevo ringraziare anche Luciano, che è mio marito, che mi aiuta sempre con la parte tecnica e anche mi supporta emotivamente. E Che tutto a lavoro più posto? difficile, lavoro più Che, difficile. sì, è partito tutto bene? Tutto a Sì. posto, benissimo. Allora io inizio con la lavagnetta degli ingredienti. Allora, per preparare le verdure ripiene alla genovese, occorrono gli ingredienti che vi ho scritto qua, che spero si vedano. Fatemi sapere se i commenti vi danno fastidio. Basta che con il dito scorrete verso destra e scompaiono. Allora, le dosi sono un po' indicative perché dipende da quante verdure avete, da che verdure avete, quindi tenete conto che più o meno le dosi sono queste, ma potete poi anche variare un pochino. Oggi le prepariamo con zucchine e cipolle, poi ho spellato anche qualche peperone per farvi vedere come si fanno anche i peperoni. Poi più avanti nella stagione si possono fare le melanzanine, quelle piccoline, i pomodori, quindi ci sono, diciamo, varie verdure, anche i funghi si possono fare così. Quindi io ho messo indicativamente 8 zucchine, 4 cipolle. Cipolle ho utilizzato queste bianche fresche che sono tipiche dei nostri orti proprio di stagione. Le zucchine invece, queste sempre verdi piccoline, che sono un po' primizie qua da noi, però magari al sud ci sono già e da noi arriveranno un po' tra qualche giorno. Poi servono 100 g di mortadella, si può fare anche in versione vegetariana, quindi eliminandola, 50 g di parmigiano grattugiato, 2 uova, io metto anche un po' di ricotta per rendere il ripieno più morbido. La maggiorana, che ha un profumo incredibile nella cucina ligure, non manca mai, noi la chiamiamo la persa, a persa. E un po' di pangrattato, sale e olio sempre extravergine di oliva. Se volete fare una foto alla lavagnetta, vi rimangono tutti gli ingredienti e così iniziamo a preparare la nostra ricetta. Allora, come vi dicevo, zucchine e cipolle. Io ho preparato le verdure precedentemente. Luciano, c'è qualcosa? Niente, tante amiche che ti salutano, una collega anche, la Rossella Grazie. Errante, Ciao ti Rossella, ringrazio grazie. infine, poi Perfetto. tanti saluti anche dalla Germania. Benissimo, ciao a tutti e grazie del supporto. Allora, le verdure, non ho tempo di farvi vedere come si fa, ma questo è molto semplice, vanno sbollentate prima. Quindi io ho messo in pentola a pressione cipolle pulite, spellate, zucchine, ho tolto la cima e il fondo, per circa 2 minuti, per farle rimanere ancora sode, ma un pochettino morbide. Mentre i peperoni, siccome non so se anche voi, ma io non digerisco assolutamente la pelle, mentre se li spello sono perfetti, li ho messi in forno con il grill, ma potete anche metterli a 200 gradi o a 100 gradi nel forno, fino a che vedrete che la pellicina si alza, a quel punto poi li lasciate intiepidire e li potete spellare, togliere i semi, le pellicine bianche e ce l'avete le falde belle pronte. Allora, il primo lavoro che bisogna fare è questo. Io mi metto qui, il tagliere, il frullino, si vede tutto? Sì. Ho preparato una teglia con la carta forno in modo che iniziamo subito con le zucchine. Allora, le zucchine vanno tagliate così a metà,
E poi con un coltellino o uno spelucchino vanno scavate e il dentro, vedete, il dentro delle zucchine, si vede? Sì, benissimo. Il dentro delle zucchine lo inseriamo nel nostro ripieno. E poi mettete la vostra zucchina così scavata nella teglia. Allora, ne faccio un po', non troppe. Le zucchine sono buonissime, anche le cipolle, anzi io la verdura che preferisco ripiena sono proprio le cipolle. Però poi, per esempio, ecco, non vi ho detto che i pomodori, nel caso faceste poi quando è la stagione anche i pomodori, magari quelli tondi o i perini che vanno scavati, tolti i semi, però si possono mettere a crudo, quelli non vanno sbollentati, mentre le melanzanine vanno sbollentate. Adesso io ne scavo solo alcuni. Tanto che scavi, Io intanto e scavo. saluti anche dall'Inghilterra, quindi abbiamo Ciao un pubblico dall'Inghilterra. internazionale, dalla Sardegna, dalla Sicilia, la Francia, Palermo, Nunzia, ciao Nunzia, Qua, insomma. fra l'altro, non so da voi, ma qui oggi è una giornata uggiosa, molto uggiosa. Ieri era bello, invece oggi. Allora, finisco queste perché sennò non ho abbastanza materiale per poi fare il ripieno e frullarlo. Allora. Adesso tagliamo anche le cipolle. Le cipolle si possono fare in due modi. Si possono, ne ho fatte due infatti qua. Allora potete tagliarle a metà per così. Ecco. E poi prendete la cipolla e la posizionate in questo modo. Io tengo anche se c'è un po' di buco, è lo stesso perché poi il ripieno si rapprende come fosse un po' una frittata. E l'interno lo mettete nel ripieno. Ecco qua. Ne faccio così. Ma questa è un po' dura, perfetto. Ok. Oppure dipende anche dal tipo di cipolle che usate. Quelle più tonde si possono tagliare per così e poi aprire e mettere nella riempire messe in questo modo, La vaschetta. a vaschetta. Ma dipende dai gusti, da come sono fatte le cipolle, dalle cipolle che usate. Anche quelle di Tropea sono per esempio un po' più larghe, cioè dipende. Queste, ah, ecco, scivolata. Ok, allora, qui metto tutto dentro, ne prendo ancora una per farvi vedere. E poi nei nostri ripieni, vedete, mettiamo anche due falde di peperone. Se vi piace come a me fare i vostri piatti belli colorati, ne mettete una gialla e una rossa, magari alternate. Spellate se come me non digerite la pelle, se no fa lo stesso. Aspettate che mi asciugo le mani. Ok. Allora, adesso passiamo a preparare il ripieno. Prendiamo il nostro frullatore, e mettiamo insieme alle verdure un pizzico di sale. Poi la mortadella, e questi sono gli elementi un po' più solidi, per cui consiglio a questo punto di dare una prima frullata. Così mettiamo questo e diamo una frullata. Anche grossolana non deve essere, poi vedete che qualche pezzo rimane un po' più grosso. Ecco, diamo ancora una frullatina. Perfetto. Mi metti questa? Grazie. Poi aggiungiamo il parmigiano grattugiato, la ricotta. Ecco, mi raccomando, la ricotta bella sgocciolata. Io ne uso una artigianale qua molto solida perché sennò bagna troppo il ripieno. Poi aggiungiamo l'uovo, ne vanno due per le dosi che vi ho dato. Io sto facendo una dose un po' più ridotta.
per fare anche un po' prima, perfetto. E la nostra maggiorana si può usare sia fresca che secca, dipende anche un po' dalla stagione, se l'avete nell'orto. Da noi la maggiorana si usa sempre. Luciano, Il dimmi. peperone va lessato. Io per spellarlo lo metto in forno, quindi lo metto in forno con la funzione, se avete il grill ventilato è perfetta, ci vogliono un quarto d'ora da una parte, poi lo girate dall'altra e si spella, dipende anche dal peperone, lo guardate, si alza proprio la pellicina. Invece, se non avete il grill ventilato è lo stesso, potete metterlo a 180 gradi, 200 gradi. Questa si è staccata, ecco, e continuiamo a frullare. E si spellano anche così. Ecco qua. Il nostro ripieno, anche se rimane grossolano, è lo stesso. Adesso io do ancora una frullata. Si stacca la gommina. Scusate, ma mi si è staccata la gommina. Ecco, Vabbè. grazie Luciano. Ecco qua, do ancora una frullata ed è pronto. Perfetto. Ci siamo. Gli inconvenienti della diretta. Naturalmente stamattina quando ho preparato le verdure non si è staccata. Scusate, guarda. Ma io mi emoziono un sacco a fare queste dirette. Sfrutto questo un attimo per Ok. salutare la Stefanie, l'amica. Ciao. Poi saluti dalla Spagna, da Romania, ecco bella Puglia, la mia amata Puglia, Carrania, Siamo in tutta Italia e anche no, all'estero. tutta Tutta l'Europa. Europa. Allora, vedete il ripieno, ve lo faccio vedere da vicino. È tritato grossolanamente, Sì. ed è adesso da mettere sulle verdure. Ora, le verdure ripiene non devono essere perfette, cioè devono essere un po' rustiche, no? Perché è proprio una cucina contadina, una cucina di un tempo, delle donne che cercavano di sfruttare al massimo, soprattutto a primavera, quando c'erano le uova, le verdure dell'orto, in estate, in primavera, tutto. E infatti la cucina dei ripieni, noi sapete che siamo fissati anche con le verdure. Con le verdure ripiene, ma con i polpettoni, con le torte salate, no? Perché era proprio un modo per utilizzare tutto. L'aspetto deve essere non da cucina stellata, ma da cucina casalinga, eh? Adesso con un cucchiaino voi andate a riempire le vostre verdure in questo E modo. ci si può mettere, chiedono, un formaggio cremoso al posto della ricotta? Sì. Potete mettere quello, potete, allora se non usate la mortadella perché volete fare una versione per esempio totalmente vegetariana, potete mettere i funghi secchi, che sono un'altra alternativa, viene buonissimo. Noi in Liguria usiamo tantissimo anche i funghi secchi, li ammollate nell'acqua e poi li tritate nel frullatore con le altre verdure. Quindi va bene. Altre Quindi era la domande? domanda di Nunzia, poi vabbè, saluti da Barcellona, Benedetta, che non so se è Barcellona in Italiana o Spagna oppure in spagnola? Italia, saluti dal Belgio, Sesti Levante, nel ripieno, ecco, una Ligure, da qualche idea, metto carne macinata e noce moscata. Esatto, allora si può mettere benissimo come spezia la noce moscata e si può mettere anche, sempre nell'ottica di non sprecare nulla, in molti mettono invece della mortadella la carne avanzata del bollito o anche, buonissima, quella del sugo, il nostro tucco alla genovese, sapete, fatto con questo pezzo di carne intero che cuoce nel sugo. Poi spesso la carne magari non rimane proprio tenerissima e se avanza si può usare perfettamente nei ripieni. Vedete che più o meno con la quantità che abbiamo messo riusciamo a riempire le nostre verdure. Siamo arrivati Tanti proprio perfetti. complimenti da Francesca che dice: dove trovo la ricetta? Sono collegato solo ora. Allora, Francesca, questo video rimane sulla pagina di blog Giallo Zafferano per sempre. Però se tu guardi in cima, ho messo il titolo, ho messo anche un link della ricetta, è quello in blu, eh? Comunque poi c'è la lavagna, ripeti un Adesso attimo ripeto gli magari. ingredienti. Allora, perfetto, ci siamo. Adesso
Noi abbiamo riempito tutte le nostre verdure in maniera un po' alla bella e meglio perché proprio devono avere un aspetto rustico. Adesso mettiamo il pane grattato. Io qui uso un pane grattato di mais, senza glutine, ma si può usare qualsiasi pane grattato. Anche questo messo un po' così. E se ne cade un po' sul fondo va benissimo perché poi fa un po' di crosticina e rende le nostre verdure ancora più ghiotte e croccanti. Mi viene la fame. Luciano è golosissimo di verdure Sì. ripiene. La cinzia gullace dice che ha Ciao fame. Cinzia, che In piacere. effetti lei ha fame. Allora, abbiamo finito, adesso spruzziamo con l'olio. Oppure irroriamo con un filo d'olio. Io ho comprato questo per distribuire meglio l'olio e far fare una bella crosticina, ma va benissimo anche un filo d'olio con come volete voi. Bagniamo bene con l'olio tutta la superficie, così, e poi inforniamo. Inforniamo, quindi scaldate bene il forno ventilato, per cuocere bene tutte le nostre verdure, ventilato a 180-190 gradi e poi quando il forno è bello caldo le infornate per 25 minuti o fino a quando non fanno una bella crosticina dorata. E poi le potete servire tiepide, fredde, le potete portare in ufficio, le potete portare In in un gita. picnic in gita. Noi ce le portiamo spesso in montagna con dei cracker, delle fette di pane, si possono mettere anche in mezzo ai panini. E sono buonissime. Io qui ne avevo già preparate un po' per voi questa mattina e il risultato è questo. Vi piacciono? Allora, se vi piacciono, ci sono altre domande? Se no, vi do Allora, gli vabbè, ingredienti. Barcellona era in Spagna Ah, e meraviglia, allora Barcellona. un'amica Benedetta, sempre si chiama, Benedetta dice che lì la ricotta non si trova facilmente. Mette un Cioè, formaggio qualche cremoso. yogurt? Lo yogurt no, perché dà un po' troppo acido. Metterei più un Mannaggia. formaggio cremoso, che si trovano, e quindi non bagnato però, un formaggio tipo, non so, una robiola, non so se si trova la robiola a Barcellona, però. Allora, c'è anche chi, ecco, sempre per Barcellona, c'è anche chi non mette la ricotta. Questa è un po' una mia aggiunta, perché secondo me dà un buon gusto. Sai cosa, ecco, sai con cosa puoi sostituire? Con la mollica di pane bagnata nel latte al posto della ricotta, che dà morbidezza un po' come quella che si mette nelle polpette di carne. Ecco qua, allora vi do gli ingredienti di nuovo, così potete fare una foto per preparare le nostre super verdure alla genovese, ripiene alla genovese, rustiche e un po' grezze, che sono più buone. Quindi zucchine, cipolle, mortadella. Va bene anche il prosciutto cotto, si può anche evitare di mettere questo, però se non volete farle con, diciamo, alimenti di origine animale, vi sostituisco di mettere una manciata di funghi secchi. Poi 50 g di parmigiano, 2 uova, 100 g di ricotta o mollica bagnata nel latte, che è una buona idea, la maggiorana fresca o secca, il sale, il pan grattato e l'olio evo. Si possono surgelare? Si possono surgelare, scongelare, riscaldare, durano 2 o 3 giorni nel frigorifero, chiuse in un bel contenitore di vetro. Vanno scottate? Allora, le verdure, come dicevo, ripeto, vanno prima scottate, sbollentate 2 o 3 minuti in acqua bollente. Io ho fatto 2 minuti in pentola a pressione. Le cipolle e le zucchine. I peperoni vanno spellati in forno se non digerite come me la buccia, se no li utilizzate a crudo. I pomodori vanno utilizzati a crudo, ma adesso non è la stagione, quindi non ve li ho fatti. Si possono fare anche le cappelle dei funghi champignon o dei funghi porcini, anche quelle in quel caso a crudo. E le melanzanine invece vanno scottate, ma anche quelle non è la stagione. Quindi si sbollentano, si scavano le verdure, si utilizza il dentro degli zucchini e delle cipolle nel ripieno, si trita tutto insieme e si riempiono. Si mette il pan grattato, l'olio, si spruzzano e irrorano con l'olio extravergine d'oliva, si infornano a 180-190 gradi ventilato per circa 25 minuti. Ultime domande, c'è l'amica Maria, dice tonno al posto della mortadella. Perfetto, io le faccio anche col tonno. Sul mio blog, se vai, le trovi anche col tonno. Brava, ottima idea. Lei dice sei bravissima, ottimo, Grazie. complimenti, saluto alla Calabria. Allora, un saluto a tutti, vi ringrazio tantissimo. Scrivetemi, io in questi giorni cercherò di guardare i vostri commenti. E niente, grazie e buona giornata a tutti. Grazie anche a Luciano e a Blog Giallo Zafferano.